Come calcolare la potenza dei radiatori anche se sono vecchi di 30 anni? E come capire se la pompa di calore riuscirà a riscaldare casa? Lo vedremo oggi in questo video. Oggi infatti ti voglio mostrare un semplice strumento che ti permette sia di calcolare la potenza dei radiatori vecchi o nuovi inserendo il materiale e le dimensioni, sia di verificare a colpo d'occhio se la potenza della pompa di calore scelta è adeguata per l'abitazione. Tutto questo lo vedremo dopo la sigla, quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Avviamo quindi il simulatore e andiamo ad aprire la simulazione. Vado su climatizzazione invernale e qui ho la possibilità di inserire manualmente il fabbisogno termico, magari calcolato da una legge 10, oppure calcolare il fabbisogno termico partendo dai consumi attuali. Scelgo il tipo di combustibile, il costo del combustibile, il consumo annuo, i giorni di riscaldamento e il rendimento del generatore. Vado a scegliere poi la città di riferimento ed otterrò la potenza termica necessaria per riscaldare la casa partendo dai consumi. Oppure posso calcolare da stratigrafia, quindi vado a modellare la mia abitazione suddividendola come un cubo e per ogni parete vado a definire la stratigrafia con lo spessore dei mattoni, dell'isolamento, dell'intonaco e quanto presente. Vado ad inserire poi gli infissi, la stratigrafia del tetto e del pavimento. A questo punto vado a calcolare la potenza termica installata dei caloriferi. Vado quindi sulla pagina dedicata ai caloriferi, attivo la spunta e posso aggiungere i miei caloriferi. Se già conosco la potenza, utilizzo lo metodo standard, vado ad inserire direttamente il delta T di lavoro e la potenza del mio calorifero. Vado a scegliere poi la tipologia degli attacchi idraulici, se su lati opposti, se sullo stesso lato, se il sistema è un monotubo, oppure in basso su lati opposti. Vado poi a definire il diametro della tubazione e la lunghezza totale della tubazione, ottenendo così la potenza realmente resa dal calorifero. Ipotizzo che abbiamo due radiatori di questo tipo e li aggiungo. Se invece non conosco la potenza dei radiatori, ho la possibilità di ricavarla a seconda delle dimensioni del radiatore e della tipologia di materiale. Dobbiamo suddividere però in due casi, se il radiatore è stato costruito prima del 95 o dopo il 95. Se è stato costruito in data prima del 95 viene utilizzato il metodo dimensionale secondo la UNI 10200. Vado a scegliere la tipologia di radiatore, vado ad inserirne le dimensioni anche in questo caso, poi andrò a definire la tipologia di attacchi idraulici, il diametro della tubazione, vado poi ad inserire la lunghezza della tubazione ed ottengo in questo caso una potenza resa di 1441 watt. Inserisco poi il numero di radiatore di questo tipo, andando quindi ulteriormente a completare l'impianto. Se i radiatori invece sono più recenti, quindi dopo il 95, il calcolo viene fatto secondo la EN422. Ho la possibilità di scegliere due tipologie di materiale, quindi se utilizzo l'alluminio vado a definirle le dimensioni in millimetri. Anche in questo caso la tipologia di attacchi, il diametro della tubazione e la lunghezza della tubazione stessa. Secondo la EN422 il delta T è di 50 gradi. Ecco che calcolandomi le dispersioni ottengo la potenza resa effettiva.
Simuliamo poi l'ultima tipologia andandoci a prendere radiatori più recenti in acciaio, in questo caso vado a prendere poi la profondità del radiatore, con l'acciaio vado ad inserire invece il numero di elementi, direttamente mi compariranno l'altezza del radiatore, sempre gli attacchi, la lunghezza della tubazione, il diametro della tubazione stessa, per ottenere alla fine la potenza resa. Aggiungo anche questo alla simulazione, vado a definire come voglio far lavorare l'impianto con la pompa di calore, quindi ipotizzo una climatica di questo tipo, e come puoi vedere qui in alto a destra ti compare la potenza massima installata nell'impianto, se alzo la temperatura di mandata oppure se la abbasso. Definisco poi le ore di funzionamento dell'impianto a radiatori. Cliccando semplicemente su questa sorta di cavalieri, ed il gioco è fatto. La stessa identica cosa la posso fare con un impianto radiante a pavimento, che sia misto con radiatori oppure esclusivo. Quindi vado a spuntare il fatto che è presente l'impianto radiante, inserisco la superficie riscaldante, scelgo l'interasse di posa dell'impianto radiante ed ottengo la potenza massima resa. Ecco che, lavorando con la curva climatica, mi si aggiorna istantaneamente la potenza resa in distribuzione dall'impianto radiante. Poi vado a selezionare le ore di funzionamento dell'impianto radiante, scegliendo anche di lavorare ad orari diversi giorno per giorno, per poi andare a fare la simulazione. A questo punto, per capire se la pompa di calore è adeguata e riuscirà a riscaldare casa, andiamo nella pagina resa fabbisogno. A colpo d'occhio posso vedere quindi la curva o le curve di resa termica della pompa di calore sovrapposte al fabbisogno termico, quindi alla curva caratteristica dell'abitazione. Quindi per ogni grado di temperatura esterna ho il fabbisogno e la potenza resa dalla pompa di calore. Nel caso specifico posso vedere che l'incrocio tra le due curve avviene a meno 4 gradi, quindi sopra i meno 4 gradi la pompa di calore soddisfa il fabbisogno dell'abitazione. Posso andare a lavorare ancora più di fino andando a scegliere il numero di giorni per ogni temperatura media. Mi spiego meglio. Selezionando la città ho la possibilità di vedere quanti giorni all'anno ottengo quella temperatura esterna media. In questo caso, ad esempio, 2 giorni all'anno ho una temperatura media esterna di meno 2. Per 9 giorni all'anno ho una temperatura media esterna di 0 gradi. Per 11 giorni all'anno ho una temperatura media esterna di 4 gradi. Ecco che con uno strumento scientifico posso andare a scegliere la pompa di calore e ottenere un risultato sicuro, perché ho sotto controllo tutti i miei parametri. Le applicazioni che abbiamo appena visto fanno parte del software più completo Pompa di Calore su Misura, l'unico software di simulazione dedicato specifico per le pompe di calore. Se sei un tecnico e vuoi utilizzare questo simulatore per la tua professione, clicca sul link che trovi in descrizione e prova da subito la versione gratuita. Se invece sei una persona che ha deciso di riscaldare casa senza gas, allora io e i miei partner possiamo fornirti un report di almeno 20 pagine dove viene indicata la pompa di calore adeguata per il tuo caso, quanto consumerà mese per mese e il fabbisogno termico della tua abitazione. Clicca sul link in descrizione del video per vedere un esempio di report. E ricordati che se non l'hai ancora fatto puoi iscriverti al mio canale YouTube cliccando sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco, in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.